Buongiorno a Lisa Sentimenti dell'AES, l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, alla quale vorrei chiedere innanzitutto il motivo della sua presenza qui e quindi della sua agenzia, insomma, di quello che avete organizzato. Sì, insieme dicevo, al laboratorio Domotica e BioEcolab abbiamo voluto organizzare questa sessione incentrata sul risparmio energetico nelle strutture ricettive e quindi potenziali di risparmio energetico realizzabili sia tramite impianti a fonti rinnovabili che tramite sistemi di domotica. E abbiamo voluto questa sessione anche in relazione ad un progetto europeo di cui siamo coordinatori, che vede il coinvolgimento di 10 paesi a livello europeo e che è incentrato proprio sull'assistenza tecnica a strutture ricettive, quindi parliamo di alberghi, ma anche campeggi, ostelli, agriturismi, eccetera, e nella realizzazione entro il 2013 di interventi concreti di risparmio energetico. E quindi abbiamo voluto, insomma, creare, organizzare insieme a loro questa sessione di formazione e informazione sulle potenzialità attualmente a disposizione, delle potenzialità e strumenti, impianti a disposizione di strutture ricettive per raggiungere questo obiettivo di risparmio energetico. Certo, si è parlato, ho sentito di progetto RELAX in particolare. Sì. Cosa si intende per progetto RELAX? Allora, RELAX è un acronimo intanto che abbiamo creato, che sta per Renewable Energy for Tourist Accommodation Buildings, è stato rinominato in italiano come Energia Pulita per il Turismo e l'obiettivo è quello di coinvolgere in una rete, innanzitutto a livello nazionale ma poi anche a livello europeo, strutture ricettive dei rispettivi territori di azione ovviamente, in interventi concreti di risparmio energetico. Quindi parliamo sia di interventi che migliorano l'efficienza energetica dell'edificio che ospita la struttura ricettiva e dei relativi impianti e di installazione anche di impianti a fonti rinnovabili. È importante questo progetto perché vede il coinvolgimento sul nostro territorio di 28 strutture tra Appennino, Modenese, Reggiano e Pianura impegnati appunto su questo fronte, perché l'obiettivo del progetto è appunto arrivare entro il 2013 a realizzare concretamente interventi che consentano di conseguire un risparmio di almeno il 25% di energia primaria. E quindi questo è il nostro lavoro e siamo impegnati insomma su questo fronte. Grazie mille, Elisa Sentimenti. Grazie a voi.